Frank. Benvenuto su Around the Valley, Frank. Oh. Oggi Frank è scontroso, eh. Oggi Frank è un no, po' scontroso. Oggi Frank... non è scontroso. Cosa oggi, Frank? Ma vogliamo dire il grandissimo ospite che abbiamo qua oggi. Eddie! Ma è bellissimo perché io sono entrato e c'era Eddie che aveva qua tutta la sua strumentazione, delle siringhe, delle cose. Cioè, Eddie ci dà qua, cos'erano, i bomboloni. Eddie ci fa l'audio delle puntate, Eddie ci monta i computer. Ma perché voi non lo sapete, ma Eddie è il produttore ufficiale della Valle Spaziale, di Space Valley. Addirittura. Sì, addirittura ormai. Cioè, se le luci funzionano qua dentro, è merito di Eddie, ci ha fatto anche il cablaggio. È vero, ci hai fatto il cablaggio, è vero. Sì, in effetti è vero. Però diciamolo qual è il vero ospite oggi, ti vedo... Perché lo vedo molto, cioè, espansivo, no? Sì, un sacco. Ho paura che sia adesso, tipo, dico, un Giorgio, lui sente, tipo, è là che prova, si distrae, magari qua, si dice... capito? Okay. Però, magari te lo posso dire piano, ragazze, oggi abbiamo ospite, quindi, alla Valle Spaziale, l'avete già visto, probabilmente, dal video, dalla copertina, qui, dal titolo, Giorgio Vanni. E io sono molto emozionato di queste cose, infatti, io... non riesco a... Come no? Tutte le sigle, tutte le sigle di quando eri piccolo, Drago Boss, grazie a voi. Veramente? Perché lui ha questa cosa, infatti dopo nel salotto gliela voglio chiedere, ha questa cosa di essere una voce di qualcosa, un po' come... Però ti ha accompagnato. Come io, che sono la voce, sono la voce di Space Valley. Sì, sì. Sai che c'è tanta gente che non sa che la voce è... Sì, è vero. Questo infatti è bello perché la gente non ti categorizza pensando a ciò che fai qui. Io uguale con lui, ho guardato mille volte Drago Boss. Ma non sapevi? Però non sapevo fosse lui, e adesso è qui. Fan. Io sono mega fan. Siete tutti fan. Te l'ho detto, espansivo. Espansivo, l'ho già visto che è arrivato qua, cagato in bagno. Ah sì, ha già preso così tanta confidenza. Ha già preso confidenza con l'ambiente. Adesso è là che sta provando perché voi vedete il video con le canzoni fatte. In realtà c'è stata tutta una preparazione. Prima si è fatto il tempo. Devo dire, si è sbattuto molto. Sì, un botto. Si è sbattuto molto. È vero. Infatti, è stato un sacco disponibile. Dopo glielo diremo, è stato molto disponibile. Torno per. Perché si è portato una pistola. Come una pistola? Perché sia normale il fatto che abbia una pistola. Boh, Giorgio Vanni può, lo so. Ma chi ci chiede il portafoglio? No, non credo. Nick, è il momento dello show. Cosa sta facendo? Fai sto choc. Cos'è che dici? Sono Giorgio Vanni. Grande Nick. Grazie. Allora, abbiamo avuto qualche problema con l'inquadratura, ma dovrebbe essere sistemato. Sì, Nick, cosa dici? Direi che Giorgio è perfetto. Mai più chitarrista. È pronto. Giorgio, dov'è Giorgio? No, Giorgio è lui. No, lui è Frank, lui è Giorgio. Non fa ridere questa gag, Nick. È stato molto più facile sistemare 6 persone quando sono... Sì, è vero. I pinguini sono stati più facili da sistemare, non so perché. Ma è stata tutta colpa di Merluzzo. È stata colpa di Merluzzo. Perché era al centro lui nel suo video. Dato che è un video simile come concetto, automaticamente ho fatto la cazzata di proporre di metterlo al centro. Quindi hai sbagliato te. No, ha sbagliato Merluzzo. Merluzzo. Maurizio. Maurizio, quando sei venuto qua ci hai destabilizzato tutto l'ordine. Ehi, Nick. Dai, prenotato. La sai, vai. Ho prenotato. Qual è? Friends. No. Allora, Nick accoglie il nostro ospite su Around the Valley, ufficialmente Giorgio Vanni. Non l'avevamo ancora inquadrato su... Allora, terza presentazione di oggi. Allora, Giorgio, in questo canale ti puoi sfogare. Puoi dire tutto quello che pensi veramente su di noi. No. Perché devo dire delle cavolate? Mi è piaciuto un casino. Ti è piaciuto? Veramente? Sì, molto. Mi piacerebbe anche rifarlo. Possiamo confermare che non abbiamo pagato. Lo stiamo distraendo, però. Sì, lo stiamo un po' distraendo dalle foto. Parla così perché è distratto. Sì, però sì. È per quello, perché prima pranzo davanti alla gramigna. Però è vero, l'abbiamo anche comprato con la gramigna. In effetti questa cosa qua. Con la gramigna, con la tazza, con la maglietta. Perché appunto è una cosa strana. Di solito noi gli around li facciamo tutti prima. Invece adesso siamo alla fine. Siamo alla fine di tutto. Cioè stiamo partendo dalla fine. L'abbiamo già conosciuta, abbiamo già pranzato, fatto il salotto. Ho fatto la puntata, quindi ora è un po' stremato. Però è il momento di farsi fare i complimenti. Giorgio, mi sembra di capire che il tuo preferito è Nick alla fine. Assolutamente. Nick? Assolutamente. Anche se Frank se l'ha giocata bene. Sì, anche Frank. Nick e Frank. Grazie. Nick tra Frank. Uno che schiaccia così il Chuck. Non l'hai mai visto. Il microfono in questo modo. No, si è emozionato. Il microfono emoziona sempre. Perché un po' mi assomiglia, è figo. Ma sai che lui assomiglia un po' a tutti gli ospiti. Cioè ha questa capacità, il talento di Nick è assomigliare a tutti gli ospiti. Però la cosa più figa sono queste luci sul... Le luci attaccate. Le luci sul divano. Se vuoi ti vendiamo il divano, eh. Ma il divano mi fa cagare, ma... A posto. In realtà è abbastanza economico, cioè diciamo. È più economico che ci... Ma tu cosa stai facendo, Frank, scusa? Sto sorseggiando dell'acqua.
Un calice d'acqua. Da vino? Un calice d'acqua? Comunque è successa una cosa molto divertente. Prima, a pranzo, Giorgio veramente ha insistito da stamattina: portatemi a mangiare la gramigna. La gramigna, che per me all'inizio era partito come uno scherzo, ma poi si è tramutato più in realtà. Dobbiamo dire che non è una specialità bolognese. Io mi aspettavo un tagliatelle ragù. Tortellini, mortadella. Siamo arrivati nel nostro ristorante ormai di fiducia. Se lui è contento, cioè io... No, ci aspettavamo un tagliatelle al ragù. Un tortellino. Invece no, gramigna alla salsiccia. Perché ne ho mangiati così tanti quando venivo qua. Per esempio, io quando vado a Roma voglio gli straccetti alla rughetta. Che cos'è? Cosa sono? Allora, gli straccetti alla rughetta sono manzo o vitello a straccetti, a listelle, sì, in padella, fatto con la rucola. Tipico romano, ovviamente, amatriciana. Saltimbocca. Gnocco. Gnocchi alla romana. Poi no, non solo i carciofi a gricia. Vedi, un piatto di andato a rip. A me la cosa che mi piace di Giorgio è che quando lo fai partire su un argomento, lui parte. Ho mangiato, sono tornato, ho suonato e ho cantato. Ma posso farti una domanda che non ti ho fatto nel salotto? Ah, è vero, approfittano, perché anch'io avevo un sacco di domande. Qual è la cosa peggiore che ti è successa nella tua vita? Ah, è vero, anch'io volevo... Cioè, è una cosa proprio brutta, ma anche legata alla carriera. Cioè, tipo un concerto in cui sei salito sul palco e è crollato un palo. Sta continuando il salotto. Se tu vuoi fargli una domanda, poi... Ma io avevo delle domande che non ho fatto. Ma ora puoi farlo. Vai. Una roba che mi è successa veramente brutta, che ho l'immagine: stavamo facendo il sound check, io stavo aspettando una risposta dal mio ex manager nonché produttore, niente, stavo facendo il sound check, ero tutto gasato, anzi stavo cantando una roba figa, così mi ricordo che dovevo, non c'erano ancora i cellulari, c'era il telefono, vado a telefonare e lui mi fa: cavoli, la risposta è no, non sono interessati nel nostro prodotto, eccetera. E ci sono rimasto di merda, cioè non è una roba tremenda, eclatante, mi sono successe delle cose nella vita anche private, no, certo, abbastanza gravi, insomma. Però questa cosa qua, io mi ricordo di quel momento lì, io lì al telefono che ricevo questa risposta, torno, perché era triste, perché invece di andarmi ad ubriacare, buttare nell'alcol, nel fumi dell'alcol il mio dispiacere, cosa che poi non ho più fatto perché non bevo, non ho più bevuto, dovevo invece, cavoli, affrontare una serata, cantare. Se tu mi chiedi una cosa triste, quel momento lì mi sono sentito che non era una, cioè, stare su un palco con uno stato d'animo che non... Nelson, hai altre domande? Nelson, ne puoi approfittare. Nelson, vieni. Domanda banalissima: il tuo Pokémon preferito? Mewtwo. Bello, Casper. Allora, per intenditori, perché dovevo fare la domanda? Che hai fatto la domanda? Scusa, ne ho approfittato. Il tuo Pokémon cioè, come dire, mi piace la Ferrari. La tua auto preferita, la Ferrari? No, vabbè, cosa c'entra? Io non sono più tuo amico, prima di tutto. E così finì l'amicizia tra Frank e Giorgio. Esatto. Cosa c'entra? Pikachu, io lo adoro. Pikachu è simbolico, dai, sì. Cioè, Pikachu mi ha cambiato la vita, non Mewtwo. Cioè, anche lui, però, mi ha cambiato la vita, Pikachu, come Sharon. A parte il fatto che io amo i draghi. Cioè, io prima di Dragon Ball, comunque, guardavo cartoni, film, eccetera eccetera, dove c'erano storie che parlavano di draghi, perché io amo i draghi. Nick, ma tu vorresti fare una foto? Io sì, dovrei fare. Nelson, hai una domanda? Nick, dopo la foto. Nick, dopo la foto, grazie. Volevo sapere: il mercato dei cartoni animati e delle sigle, di conseguenza, negli anni è un po' sceso, magari anche per colpa di YouTube. È quasi, come si dice, quasi rimasto costante? No, quasi morto. Anche se noi continuiamo, abbiamo fatto Lupin, abbiamo fatto My Hero Academia, abbiamo fatto alcuni cartoni minori, però sempre a cui noi abbiamo sempre dato una grande importanza, però è quasi morto, no? Per ragioni economiche, di scelte, secondo me sbagliate. Ci sono anche meno bambini forse che guardano YouTube. No, io quello non credo. I bambini guardano YouTube, infatti guardano i cartoni animati su YouTube, per esempio. Per fortuna sei vicino alla pensione. Così? Vabbè. E ti sei preso il vaffanculo, meritato. Però noi non dipendiamo più dalle richieste, magari qualcosa sì, della... ti sto rispondendo. No, scusa. Dove stavi andando? Ma scusa. Di pensione. No, incredibile. Dietro la telecamera. Guarda che Nick si è arreso ormai alla foto. Non dipendiamo più
dalla, io e Max e Daniele, i nostri collaboratori, non dipendiamo più dalla richiesta specifica della televisione. Dragon Ball Super non è la sigla di Dragon Ball Super, è una canzone dedicata, esatto. Sì, però spacca perché certo, la conoscono tutti, per cui il tubo, e voi lo sapete molto bene, meglio di me, il tubo è un mezzo per continuare a fare quello che facevi prima, per quanto ci... Poi soprattutto quando farai la nostra sigla, allora a quel punto la svolta totale, la svolta. La gramigna con la salsiccia. Mi sa che ne dovremmo preparare tante. Ma lui non ha capito che noi romperemo le palle. Sì, no, neanche secondo me l'ha capito. Vai, foto, foto, momento foto, di che ce l'hai fatta. No, ma io la faccio nel backstage, che è da tutta la giornata che non capisco di cosa stiamo parlando, perché sono l'antinetto. Ma come? No, Dario, lo confessi così. Il cartone che ho visto è Dragon Ball. Beh, però quello l'hai visto, dai. Cultura anime, zero cultura, tutti, però sono stato zitto perché... Bello però questa confessione solo alla fine di tutto. Posso dire che Giorgio adesso è il più originale a scegliere il punto in cui farsi... Ah, se l'è scelto lui? Sì. Non lo so, però anche la Viscardi con la bicicletta mi è piaciuta. E ora incominciano a parlare di bicicletta. È bello perché tu, Giorgio, lo poni su un argomento e lui parla per ore, è bellissimo. Sì. E niente, ora... quella non la puoi portare a casa, Giorgio. No, non la posso. Anzi, io vi mostrerò che vado in bicicletta. Ah, ce lo lasci qui? Hai deciso che ce lo lasci qui? Perfetto.